volontà di operare. E questa volontà di operare la vediamo in mille modi, la vediamo in un rinnovato interesse per la cosa pubblica, la vediamo in mille progetti, alcuni dei quali già realizzati, altri ancora in fase di realizzazione. Sono qui rappresentati oggi le autorità civili e parrocchiali. E guardate che non è cosa da poco, né qui in valle né fuori, che oggi, in questo momento, siano presenti persone di fede, di pratica cattolica e altre che non lo sono. Non è cosa da poco, perché solo 100 anni fa questo fatto da noi, oserei dire in tutto il Ticino, non era possibile. Vedo anche in questo un segno dei tempi, un segno dei tempi che ci accomuni attorno a un edificio sacro che prima ancora di essere per alcuni la casa di Dio è per tutti un simbolo e un ricordo culturale e personale. Gente di Grana, voi avete dimostrato amore per i vecchi, avete dimostrato amore per le vostre cose, avete dimostrato amore e fiducia nelle future generazioni, ma avete anche dimostrato amore e rispetto per le istituzioni. E io, a nome di tutti coloro che in questi momenti che sembrano duri per le istituzioni assumono funzioni pubbliche e fanno funzionare queste istituzioni, vi dico per questo vostro segno di rispetto e di amore, umilmente ma sinceramente, grazie. Il Signore sia con voi. E con il suo spirito. Dio onnipotente che ha fondato la Chiesa nella fede dell'Apostolo Pietro, vi renda salvi nell'adesione a Cristo e vi riempia della sua benedizione. Amen. Dio che ha illuminato le genti con la predicazione dell'Apostolo Paolo, vi conceda i vostri fratelli. San Pietro con l'autorità affidategli da Cristo, San Paolo con la forza della sua parola, vi accompagnino come maestri intercessori perché possiate giungere alla gloria eterna. E Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita. Andiamo in pace. Thank you.
Thank you.